un'assemblea molto solenne e partecipata ha segnato per la Chiesa di Bologna la chiusura del Giubileo della Misericordia e l'apertura dell'anno del Congresso Eucaristico Diocesano. Un passaggio provvidenziale, nelle parole dell'Arcivescovo Zuppi, che raccoglie la tradizione bolognese dei congressi decennali per caratterizzare il secondo anno del suo episcopato bolognese. Anche il sindaco metropolitano Merola e altri esponenti delle istituzioni hanno presenziato a questo atto solenne della vita diocesana. All'assemblea ecclesiale erano presenti con l'arcivescovo il consiglio episcopale, il consiglio pastorale diocesano e soprattutto moltissimi sacerdoti, religiosi e fedeli, rappresentanti di tutte le parrocchie del nostro territorio. Con un permesso speciale dell'arcivescovo erano presenti anche numerose monache di clausura che hanno lasciato per qualche ora i loro monasteri. Il popolo cattolico era rappresentato anche da ammalati, disabili, profughi, istituzioni caritative, associazioni e movimenti, comunità etniche. La cattedrale era riempita in ogni parte, compresa la zona absidale e la cripta dove erano stati collocati dei monitor. Monsignor Stefano Ottani, vicario generale per la sinodalità, ha introdotto l'assemblea ripercorrendo il cammino della diocesi nell'ultimo decennio. È una caratteristica infatti della Chiesa bolognese di dedicare tutti gli anni sette al congresso eucaristico, un ritmo decennale che consente anche di ripensare al cammino percorso e di guardare al futuro. Nel congresso del 2007 non eravamo neppure entrati nella crisi economica, molte cose sono cambiate nella società e nella vita ecclesiale e tra queste anche la successione dei vescovi di Roma e di Bologna. Introdotti da videoclip proiettati su maxischermi, i vicari episcopali hanno presentato all'Assemblea le quattro tappe che scandiranno l'anno del Congresso Eucaristico intorno alle parole di Gesù nell'episodio della cosiddetta moltiplicazione del pane e dei pesci. Voi stessi date loro da mangiare. L'invito è quello di ritrovarsi a tutti i livelli della vita pastorale in piccoli gruppi capillari attorno ad alcune piste di lavoro. L'ascolto della parola di Dio, un'analisi delle attese delle nostre umanità, una verifica sulla qualità delle celebrazioni e una riflessione sulla portata missionaria delle nostre comunità. È così iniziata la celebrazione liturgica del Vespro e dell'Adorazione Eucaristica, durante la quale è stato cantato il Te Deum di ringraziamento per il Giubileo appena concluso. Durante l'adorazione eucaristica è intervenuto anche il piccolo coro Maria Le Ventre con due canti di preghiera.
Terminata la lunga convocazione ecclesiale, i fedeli sono stati invitati ad utilizzare la porta santa della cattedrale per uscire su Via Indipendenza. È l'idea della Chiesa in uscita, cara a Papa Francesco, una comunità chiamata ad essere missionaria e testimone dell'amore di Dio per ogni uomo. L'ultimo ad uscire è stato l'arcivescovo che ha simbolicamente chiuso la porta santa, ma non il tempo della misericordia. Della misericordia di questa città, come tutte, che ne ha un grande bisogno. Il Signore sia con voi. E con il Spirito. Sia benedetto il nome del Signore. Ora e sempre. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. E la Madre Santa. Che benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Grazie.